penso di parlare, ma molto brevemente, in ogni caso qualsiasi interruzione, domanda, intervento, va bene, di Italia, di Europa e poi del mondo, come li vedo. Allora, Italia, non è fatta sufficiente considerazione al fatto che l'Italia è in Europa l'unico paese duale. Se attaccate Google Maps o se guardate canale 48 della tele, voi vedete che c'è una parte enorme dell'Italia molto illuminata ed è più o meno centro e una parte, nord è una parte del centro, e il resto dell'Italia è un po' meno illuminato. La parte illuminata dell'Italia più o meno ha il grado di luminosità che vediamo nella parte anseatica dell'Europa, nel nord. Siccome dove ci sono le luci c'è il PIL, vuol dire in questi termini davvero quanto duale è l'Italia. L'unico paese davvero duale in Europa, altri paesi hanno ricchezza differente da una parte all'altra, ma così forte, così impressionante, c'è solo in Italia. E questo quadra con l'ultimo rapporto fatto dagli artigiani di Mestre. Non ridete, sono una delle fonti più interessanti in circolazione. Secondo gli artigiani di Mestre, danno una grafica, più o meno il vecchio triangolo industriale Milano, Torino, Genova si è spostato Milano, Venezia, Bologna. E questo è un punto su cui davvero dobbiamo riflettere, possiamo riflettere. Questo dice tante cose, per esempio l'impatto del Covid è avvenuto per primo lì e ci sarà una ragione nei traffici e nei commerci. Vi farò un discorso berlusconiano. Guardate la televisione, se vi capita di guardare la televisione in altri paesi, vi dà un certo grado di depressione rispetto alla pubblicità italiana, che è molto bella. Altrove, squallide camere d'albergo, attacchi la tele, non hai il livello di quella italiana. Siccome nessuno compra spazi pubblicitari se non sul presupposto di vendere prodotti e servizi, vuol dire che comunque, a parte la dualità, a parte le luci, il livello medio del paese è molto buono. E perlomeno è abbastanza buono. I fattori rilevanti in Italia, i fattori che differenziano l'Italia rispetto agli altri paesi europei, sono notevoli. Abbiamo un alto debito pubblico? È vero, ma solo al 30% investito dall'estero. Il 70% del debito italiano è posseduto dall'Italia. Questo non è in altri paesi. Abbiamo poco debito privato, una notevole propensione implicita in quello che ho detto risparmio, abbiamo una vastissima proprietà immobiliare privata. Una volta un tizio che faceva il cambio delle consegne mi disse: voglio tassare le seconde case. La mia risposta fu: tieni conto che in un paese che ha avuto grandissime migrazioni dal sud al nord e dal centro, dall'Appennino alla periferia, la seconda casa è la prima. Per una massa enorme di italiani, non è che il tuo desiderio sia di finire i tuoi giorni a Cinisello Balsamo. Vuoi tornare al paese? Non desideri la periferia di Roma. Vuoi tornare al sole? E questi, secondo me, sono dati, se volete, poco scientifici, ma a mio parere politicamente in un qualche modo rilevanti. L'Italia ha un enorme patrimonio immobiliare privato. Proprio perché le seconde case in realtà sono le prime. Questo è diverso che in altri paesi. In altri paesi non c'è
debito pubblico nella misura che c'è da noi, ma c'è comunque debito privato più che da noi. Non c'è la tendenza al risparmio e anche la proprietà immobiliare non è diffusa come da noi. E questi sono segni che dobbiamo tenere conto. Ancora c'è una grande vitalità economica, c'è una grande stabilità politica. Abbiamo visto, credo importante, abbiamo visto un'economia che continua a esistere, che si sviluppa, pur avendo perso la grande industria. Il grande effetto del Britannia è stato l'unico paese in Europa di perdere la grande industria. Se fate adesso un bilancio, voi vedete che quella che era stata la grande industria è scomparsa o si è drasticamente ridotta. O è passata all'estero o a tassi di debito impressionanti o a notevoli livelli di criticità. Non è stato così in altri paesi, non è stato così in Germania, non è stato così in Francia, dove la grande industria, variamente controllata dalla mano pubblica o da combinazioni tra proprietà privata e sindacato, come in Germania, comunque tiene la struttura industriale. L'Italia, dopo il Britannia, ha perso. Omissis, se vogliamo parlare del settore bancario, dove la mappa dell'Italia è un cimitero bancario, confrontata con come era prima, è stata così intensamente vigilata che non c'è più, come dire, un significativo livello di attività bancaria. Come era prima, ci sono enormi e importantissime banche, però se percorrete il territorio voi trovate un cimitero. E anche questo in un qualche modo fa parte dell'Italia, Europa. Allora, la guerra non è solo la guerra è una svolta nel destino dell'Europa. L'Europa per 20, credo più anni, è stata proiettata verso l'est. L'idea paneuropea dell'Europa dall'Atlantico agli Urali, la Ostpolitik, la tendenza a integrare comunque i rapporti commerciali o industriali con la Germania, da ultimo evidente nella rete Gas Stream. Tutto questo è un sistema che in un qualche modo dopo la guerra, per conseguenza della guerra, cambia. E questo pone per l'Europa un grande problema di destino, di proiezione. Non può più essere quella che è stata per 20 o 30 anni, deve essere in un qualche modo diversa. E questo ci pone, come dire, anche qui, fare una riflessione su come è stata, come è. Detto francamente, io sono convinto che l'Europa sia stata e che sia fondamentale, però devi anche guardare in positivo e negativo gli errori fatti per evitarli. Faccio memoria, sto improvvisando perché pur sotto la vigile occhiuta attenzione. Nel 2003 la Commissione europea voleva dare, la Commissione e la BCE volevano dare le sanzioni alla Francia e alla Germania. Francia e Germania erano già nella procedura di deficit eccessivo, ma la Commissione europea e la Banca Centrale Europea volevano le sanzioni su Germania e su Francia. Premesso che nella storia dare le sanzioni alla Germania è esercizio non particolarmente fortunato, tuttavia non c'erano i presupposti, perché le sanzioni, in accordo al trattato, le dai a uno che intenzionalmente devia, che fa una sua politica di deficit spending, non uno che pur nella procedura non riesce a quadrare i numeri. E la presidenza italiana votò
e ottenne il consenso sulla eliminazione delle sanzioni alla Francia e alla Germania. Era pro contro l'Europa, secondo me, tanto che chi voleva dare le sanzioni 10 giorni dopo disse che il patto era stupido, lasciando in tutti noi il dubbio su dove fosse collocata la stupidità, nel patto o chi lo voleva applicare in quel modo. Nel 2003 la proposta italiana fu per fare gli eurobond. Eurobond erano infrastrutture e difesa. La reazione tedesca fu no al debito, la reazione inglese fu più politica, dissero nice, ma questo è nation building, perché se emetti eurobond per finanziare l'industria militare hai un principio di eurobond. Dopodiché ometto quello che è stato sulla Grecia e non vi parlo di quello che è stato sull'Italia. Mi resta a memoria, ormai sine Iraq studio, però a giugno la gestione del pubblico bilancio è stata prudente. Giugno 2011, le correzioni necessarie in Italia inferiori a quelle necessarie in altri paesi europei, appropriato all'obiettivo del pareggio di bilancio. Un mese dopo la posizione è lievemente opposta. Qualche ragione, ma quello che è stato fatto dopo, però, a parte l'attacco che è stato fatto alla Grecia, il problema della Grecia non è che la Grecia è entrata in Europa, ma che l'Europa è entrata in Grecia e li ha inondati di soldi facili. Olympic Games, swimming pools, Mercedes, l'esposizione alle banche tedesche e francesi verso la Grecia per crediti ormai non più recuperabili era più di 200 miliardi, quella italiana di 20. Poi ci fu qualcuno che, avendo del know-how acquisito al tesoro italiano, ha venduto i derivati al governo greco, ma questo è un altro. Quello che è stato fatto dopo, da allora in poi, io credo la crisi. Ci sono stati due tizi che sul pontile di Deauville hanno detto che gli stati potevano fallire. Per la verità erano la Merkel e Sarkozy. E dissero PSI, che vuol dire Private Sector Involvement, cioè dire lo pagano i cittadini, le crisi finanziarie più generali. Per inciso, la crisi non era neanche tanto solo il bilancio greco, ma delle banche tedesche e francesi che avevano prestato più di 200 miliardi, non facilmente più recuperabili. Quello che è stato fatto dopo, whatever it takes, probabilmente era giusto, sarebbe stato giusto per un pronto soccorso. È durato 10 anni. Che la tecnica del pronto soccorso possa diventare anche una lunga decenza, puoi avere qualche dubbio. Ai miei tempi l'unità di conto era il billion, è diventata il trillion. Se date un'occhiata al Sole di oggi, sulla prima pagina c'è l'esplosione dei derivati, che sono, come dire, strumenti che dovrebbero fare oggetto di particolare preoccupazione. Anche perché il problema della vigilanza non è chi vigila sull'attività delle banche, è chi vigila su chi specula sopra. A me molti di questi che scrivono libri, parlano, mi ricordano i generali francesi della Grande Guerra, che stavano dietro la Maginot, ma ignoravano la forza politica del motore a scoppio. I computer, tra l'altro, ormai le masse finanziarie si muovono in modo elettronico istantaneo. È stata creata una massa infinita di moneta. È stata violata la regola fondamentale dell'euro, che vieta alla BCE di finanziare i governi. Com'è che il 30-40% dei debiti pubblici è in mano alla BCE, che adesso rallenta gli acquisti? Era evidentemente la violazione della regola. Questo ti spiega anche perché in politica l'iconografia è importante, ti spiega perché
Al cambio delle consegne tra i due presidenti, in platea ad applaudire ci sono tutti i capi di Stato e di Governo europei. Voi avete visto De Gasperi, Adenauer, De Gaulle in platea ad applaudire i banchieri centrali? È il segno che l'asse del potere si è spostato in questi termini, in questo modo. Secondo me, dopo alcuni anni, possiamo dire che non è stato whatever it takes, ma è whatever mistakes. E prima o poi viene un casino infernale. Ma questo è un altro aspetto. Mondo, e finisco. La globalizzazione segue questa scadenza di date. Tra l'altro, la cosa interessante è che, siccome Google non perdona, è anche interessante vedere che cavolo è stato detto su tutto questo 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, nelle forme più autorevoli. Allora, il muro cade nell'89, il World Trade è fatto a Marrakesh nel 94. Da lì comincia la globalizzazione, la Cina entra formalmente nell'Asia nel 2001, la crisi è del 2008. E siamo oggi. Non poteva essere fermata, doveva essere fatta, ma è stata fatta in termini troppo stretti, troppo limitati, troppo rapidi, e credo mai nella storia dell'umanità un cambiamento così intenso è avvenuto in un tempo così breve. Se guardate indietro e cercate di ricordare, per quelli meno giovani, com'era il mondo 30 anni fa. Non c'erano i telefonini, ma c'erano i bambini. Nel 2008 la crisi è il prodotto... Si apre nel campo della finanza, ma in realtà è la crisi della globalizzazione. Se tu sposti la fabbrica in Asia, è evidente che hai un impatto sulla working class dell'Occidente. Semmai ti restano i costi del welfare degli operai, dei lavoratori dell'Occidente, però i salari si riducono, la competizione sul posto di lavoro si sviluppa. I subprime furono inventati per compensare la classe operaia per le perdite prodotte dallo spostamento della fabbrica in Asia. Nel 95 ho scritto un libro intitolato Il fantasma della povertà, che più o meno prefigurava quando, dove e come sarebbe successo. Gli scienziati dicevano che no, la fabbrica sarebbe andata in Asia, l'Occidente sarebbe felicemente vissuto sui servizi. C'ho come l'impressione che fosse un'ipotesi un po' tirata. Comunque, la globalizzazione, comincia a interrompersi in un mondo che si frammenta. Era abbastanza evidente dopo le elezioni americane. Il presidente Obama a Berlino dice: non è la fine del mondo, ma è la fine di un mondo, del suo mondo. Uomo di grande classe intellettuale, capisce che il mondo su cui si è sviluppata la globalizzazione, che è una ideologia, stava terminando. Il presidente Obama viene... Il discorso fatto al Congresso è: non abbiamo il passato, abbiamo solo il futuro. E questa è l'ideologia della globalizzazione. Io un po' di questi ai tempi li ho incontrati, li ho visti. Ero molto più giovane, c'erano gli illuminati. Io mi ricordo che il poeta di corte era Fukuyama, l'autore della fine della storia. C'ho come l'impressione che la storia sia tornata accompagnata dalla geografia e con il carico degli interessi arretrati. In qualche modo tutto si sta scomponendo rispetto a una visione di utopia, e non è stata solo la pandemia, è stata già prima, c'era l'alterazione delle catene industriali globali, già c'era l'inflazione, la guerra e alcune delle deviazioni che... Il clima,
Puoi dire, esistono varie dottrine, non voglio sembrarvi troppo originale. La Groenlandia si chiama così perché era verde. E c'è un libro splendido di un vecchio signore francese, l'Histoire du Climat, scritto sui registri delle parrocchie europee. Le parrocchie sono una base di informazione straordinaria, sistematica. Ogni sera scrivevano i nati, i morti, le guerre, la pace e il clima. Le onde ci sono sempre state. Certamente un incremento di tutto ciò che è negativo è dato, semplifico molto, dalla globalizzazione. Ma voi pensate che sia senza impatto sul clima il traffico di milioni di container negli oceani? Abbiamo portato in Cina Prosperity e Democracy. Prosperity vuol dire mezzo miliardo di auto in più, no, non lo so. Democracy non si è ancora vista, ma questo è un punto della globalizzazione. Detto questo, l'impatto sul clima. Abbiamo il cumulo di tutte queste cose. Come finire, anche perché francamente mi sa che vi ho un po' rotto le palle, quindi quando emerge la crisi si confrontano due visioni politiche. Nel G20 sono la visione italiana e la visione della finanza. La visione italiana era il passaggio dal free al fair trade. Non puoi vivere in un mondo in cui l'unica regola è che non ci sono regole. Devi immaginare un catalogo di regole, sia pure generali e di principio, che vanno via via applicate. E la proposta italiana fu, tra l'altro, discussa e votata alla fine all'Assemblea Generale dell'OCSE. Ed era proprio dal free al fair trade. Io sono andato a vedere quell'articolato, all'articolo 4 mi pare c'era scritto rispetto di regole ambientali e igieniche. Nel 2009 rivela un qualche tipo di visione. Si confrontò col cosiddetto Financial Stability Board, che diceva non servono regole per l'economia, sono sufficienti alcuni ratio nei bilanci delle banche, delle finanziarie, soprattutto dei fondi. Di financial stability da allora ne abbiamo vista molta poca, è stata stampata una quantità infinita di moneta, è stata sviluppata la tecnologia dei derivati e quello che c'erano già prima, insomma quello che c'è. I derivati ai miei tempi, hedge vuol dire assicurare, e il derivato era un contratto assicurativo. Io mi assicuro contro il rischio di cambio, quando vendo un prodotto mi assicuro contro il rischio di cambio, di interesse o di tasso. Adesso i derivati non sono prodotti assicurativi, sono solo prodotti speculativi. Se io mi assicuro contro il rischio che brucia la mia casa, è un'assicurazione. Ma se mi assicuro contro il rischio che brucia la tua casa, quella è una speculazione. Allora, detto questo, una ipotesi, credo l'unica che abbiamo davanti, più difficile, più complessa, è tornare a quella formula, tentare di introdurre elementi free, non solo fair, ma anche free trade. E naturalmente devi avere una sede internazionale, può essere di nuovo l'OCSE, poi avere, e devi avere una visione, ma io credo che sia quella l'unica via. Come finire? Nel 2009 questa storia si chiamava il nostro Global Legal Standard, io ero anche molto orgoglioso, e mi ricordo che fu votato all'OCSE, ma ricordo fui invitato a presentarlo alla scuola centrale del Partito Comunista Cinese a Pechino. E finita la lezione, la discussione avviene con il presidente della scuola, che allora, by the way, era anche vicepresidente della Repubblica, anzi avviene nel palazzo, e attualmente è il presidente. E mi ricordo che la discussione fu sulla simmetria nella
Torno e chiudo con Google Maps. La costa è illuminata. L'interno è uno sconfinato buco nero, ma con una particolarità. Grandezza che allora veniva ignorata, la demografia. Mai visto nella storia una concentrazione di vecchi in ambiente rurale. Aging population in rural areas. In italiano vai a tirare i trattori a 80 anni. E mi ricordo che la discussione con quella persona fu alla fine: vorremmo diventare un po' ricchi prima di diventare troppo vecchi. Quindi io credo che una grossa parte della spinta che viene da quelle parti sia il disperato tentativo, via intelligenza artificiale, via computer, via di tutto, il disperato tentativo per superare il dramma demografico. E questa probabilmente è una ipotesi che va fatta, che può essere fatta di discussione in questi termini. Naturalmente puoi pensare alla guerra. In America, devo dire, in molte università hanno ripreso a studiare Tucidide, hanno 38 libri sulla guerra del Peloponneso, attualmente mi risultano arrivati al 15°, il confronto tra democrazie e autocrazie. E l'alternativa invece è un accordo, cioè dire la prosecuzione dei confini, dei traffici. C'era quello che diceva giustamente: i confini non attraversati dalle merci sono attraversati dai commerci. E questa potrebbe essere la via. Una prospettiva, e chiudo, è il discorso fatto dal, non ricordo esattamente, ma un ruolo molto importante, da Sullivan alla Brookings, che dice: ricostruiamo gli errori fatti con la globalizzazione, cerchiamo di ristrutturare il mondo, e non esclude un accordo di pace con la Cina. Grazie.